Science e bentornati su questo canale. Comunque ragazzi, una settimana di pausa va via così, visto che ero ad Amsterdam la settimana scorsa, ho voluto prendere due piccioni con una fava, quindi sono andata finalmente al Little Plant Pantry Shop. Il Little Plant Pantry Shop è un nuovo negozio che è appunto specializzato in prodotti sfusi alla spina, zero waste, chiamateli come volete. Ha aperto da pochissimo ad Amsterdam, infatti ieri ho avuto anche la fortuna di parlare con entrambi i titolari, che sono delle persone squisite. Mi hanno offerto il tè, mi hanno fatto provare quelli che vengono chiamati microgreens, se qualcuno di voi ha knowledge al riguardo sapete di che cosa parlo. Mi hanno fatto fare un giro del loro giardino delle erbe, sono stati veramente delle persone deliziose. Quindi che cosa ho acquistato al Little Plant Pantry Shop ve lo faccio vedere subito. Alcune cose sono ancora all'interno dei, diciamo, dei contenitori, però poi andranno travasate nei miei vasetti. E il primissimo articolo che vi faccio vedere sono le nocciole. Allora, fate conto che la maggior parte degli alimenti che sono venduti sono comunque certificati organic, quindi potete andare tranquilli anche per quanto riguarda la qualità. Queste sono delle nocciole tostate organiche che venivano dalla Turchia, credo, non vorrei dirvi una cavolata, però insomma, nocciole tostate, sono belline. E indovinate queste? Sì, queste mi serviranno per fare, ecco, ne ho persa una, e queste mi serviranno per fare, indovinate un po', la Nutella fatta in casa, perché da quanto ho visto il video di cucina botanica Carlotta ho detto no, devo farmi la mia Nutella immediatamente, perché non so voi ragazzi, ma io odio il sapore della Nutella tradizionale, soprattutto il sapore della Nutella qui nei Paesi Bassi. Dovete sapere che qua nei Paesi Bassi la Nutella sa di zucchero a manetta, cioè non sa neanche più di nocciole. Non so se magari è cambiata negli anni la ricetta, se anche in Italia è così. L'olio di palma che sicuramente non aiuta con la deforestazione, quindi insomma, sapete che vi dico, mo faccio io a casa. E quindi mi sono presa le mie nocciole. Forse avrei potuto non comprare questa sacchettina, però era tanto carina, ho detto sapete che vi dico, li sostengo, quindi gli compro una delle loro. Però ve l'ho già detto in passato, le sacchettine per comprare i vostri alimenti sfusi possono essere tranquillamente un riciclo di scampoli che avevate lì, una vecchia maglietta, una vecchia borsa di cotone. Non andate a spendere soldi. Questo è uno dei miei sacchettini che continuo a riutilizzare, come potete vedere è bello conciato. Ma mangio tantissime lenticchie, non so perché, dicono che le lenticchie dovrebbero portar soldi, però non so voi, io mi sento sempre più povera. Lenticchie verdi, queste sono proprio le classiche lenticchie, avete presente quelle da Capodanno con il cotechino. Ho preso queste perché qui in Olanda non si sa bene perché sono più famose le lenticchie rosse che quelle verdi, anche se effettivamente questo negozio aveva circa 4 o 5 tipi di lenticchie di colori diversi. Ho anche visto un tipo di lenticchia che era nero, mai visto prima, quindi interessante. Però di questo mi ricordo il prezzo al grammo, ai 100 grammi, perdonatemi, se non sbaglio 100 grammi erano 0,63 centesimi. L'ultimo acquisto cibario che ho fatto, ho preso i split peas, quindi sono i... non ho idea di come si dica in italiano, split peas. Separati, non lo so. Questi sono quelli poi da mettere in acqua per farli, insomma, per farli rinvigorire. Io ne faccio fuori a tonnellate perché li metto praticamente ovunque come contorno, li metto nelle zuppe. A me piace tantissimo la zuppa con le patate e i piselli, sono troppo buone. Comunque ragazzi, io ho dei gusti veramente da settantenne. Fatemi sapere anche voi se vivreste solamente di vellutata di piselli e patate. Io personalmente sì. Allora, visto che a questo punto abbiamo già finito con le cose Twibo, erano giusto quattro cosine che ho acquistato, non ho fatto grandi spese, vi faccio vedere le altre due cose che ho acquistato di cui sono estremamente fiera e non vedo l'ora di farvi sapere come vanno. Primo, una normalissima saponetta per il corpo, questa è al burro di karité, cocco e mi diceva che era qualcos'altro, oliva, però non mi ricordo più esattamente perché l'ho già scartata. Vedete che ha ancora alcuni pezzettini proprio di, non so se sia scorza di limone o qualcos'altro. Fatto sta
che è un pochino crumbly. Queste saponette, mi ha spiegato la ragazza che lavora nel negozio, sono prodotte da una signora ad Harlem, quindi sono estremamente a chilometro zero, basandosi un po' sui loro bisogni, quindi sono completamente custom made, non troverete mai delle saponette così da un'altra parte. E la cosa mi è piaciuta da morire. Adoro come appunto questi ragazzi stiano appunto cercando di tirar fuori proprio una piccola comunità, stanno cercando nuovi fornitori, nuovi venditori. Andiamo al punto forte, che è anche stata la cosa che effettivamente mi ha costato di più, e adesso capisco tutte quelle persone che veramente non dico che si lamentano, però si centellinano i deodoranti zero waste. Allora, io credo di aver speso per questo deodorante 15 euro, so che per alcuni sarà una cosa assurda. Oggi ho deciso finalmente di fare lo switch con questo è appunto un deodorante al bergamotto e sandalwood, credo che sia sandalo. Ragazzi, il profumo, c'era anche un'altra profumazione che se non sbaglio era a pelmo e patchouli, che devo dirvi ragazzi, quella era più una profumazione da donna, però io preferisco questa. È molto speziata, molto tra virgolette anche forse un po' maschile, però io personalmente adoro tutte quelle fragranze, sandalo, patchouli, vetiver, insomma tutte quelle fragranze che normalmente sarebbero abbastanza maschili. Io personalmente le trovo... Come si utilizza questo deodorante? Ne si prende un pochino, ve lo faccio vedere sul dorso della mano. Immaginate che il dorso della mano sia la mia graziosissima ascella. Basta spalmarlo e si assorbe in una maniera velocissima. Ora, chiaramente bisogna trovare il proprio dosaggio e non lascia assolutamente alcun tipo di residuo. Una volta che poi il deodorante è assorbito, questo vi lascia proprio una sensazione di quasi di velluto sulla pelle. Veramente buono. Adesso io chiaramente non l'ho ancora testato in fasi di stress. L'ho messo questa mattina e per il momento non ho necessità di riapplicarlo. Mi hanno spiegato che una volta poi che ho finito comunque di utilizzare questo deodorante, loro hanno refill, quindi basta che io li possa contattare e loro faranno in modo di farmi dare, ecco, un refill. Quindi ecco, questa già tanto bellina comunque rimane con me, la posso riempire di deodorante, altrimenti la posso utilizzare per spezie e altre cose. Davvero, comunque ragazzi, se capitate per Amsterdam o se volete fare magari una spesa un pochino più alternativa, vi consiglio assolutamente, ragazzi, del Little Plant Pantry. Li potete trovare anche su Instagram, sono estremamente approcciabili. Io li ho contattati prima di andare al negozio chiedendo loro se potessi fare delle foto, erano estremamente contenti. Siete curiosi di scoprire come funzionano questi tipi di negozi? È veramente dietro al centro, quindi se per esempio siete ad Amsterdam e conoscete la zona di Leidseplein, che è appena dietro la Piazza Dam, ecco, sappiate che questo negozio è circa 500 metri da Leidseplein. Però ragazzi, sono curiosa di scoprire, voi avete già fatto qualche altro swap? Ma in particolar modo la domanda che vi faccio è: avete già provato dei deodoranti sostenibili? Li avete mai provati in questa forma? Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. E se li avete mai provati, se avete anche altri brand da suggerirmi, ma non solo per deodoranti, magari shampoo, balsamo, però fatti in versione barretta, fatemelo sapere qua sotto, scrivetelo nei commenti in modo da avere una mini enciclopedia di informazioni che tutti quanti poi possono reperire. Quindi queste erano bene o male tutte le cose che ho acquistato al Little Plant Pantry Shop. Davvero, ancora io ve lo consiglio da morire questo posto, a parte appunto per la selezione di prodotti che hanno. E basta, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio nuovamente per la visione, grazie per avermi aspettata in questa settimana di pausa e ci vediamo al prossimo video. Dui!